mangiava una preghiera di nostro padre, perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo, primizia dell'umanità nuova. Diciamo insieme: donaci, Signore, la tua grazia. Per la Chiesa, nelle difficoltà, che la storia sia forte nella fede, perseverante nella pazienza e ardente nell'amore, preghiamo. Dalla fede nel Cristo crocifisso e risorto, sola speranza del